Narcisisti, parliamo un po' di narcisisti e di tutte, diciamo, del fatto che siamo noi che diamo potere ai narcisisti, quindi dovremmo imparare a togliere potere al narcisista, perché dare tanto troppo potere al narcisista non serve, non conviene, non porta a nessun risultato. Quindi vediamo quindi come fare per evitare che tutto questo si manifesti. Allora, intanto dobbiamo parlare di manipolazione, perché il narcisista fa leva sulla manipolazione. Ma la manipolazione non è, diciamo, come possiamo dire, un qualcosa che non è che ti punta la pistola alla tempia. Ma io lo amo, però io lo amo, devi tenere conto che io lo amo. La manipolazione fa leva proprio sui tuoi punti deboli, fa leva proprio sui tuoi sentimenti, fa leva proprio su queste cose. Quindi sei tu che dai potere al narcisista, sei tu che crei un vitello d'oro, ma come crei un vitello d'oro devi avere la forza di abbattere il vitello d'oro, devi avere la forza di distruggere il vitello d'oro. D'altra parte la comunicazione, diciamo, se è manipolativa, è una comunicazione in cui tu praticamente, come dire, subisci, no? Perché nella comunicazione manipolativa c'è uno che dà e uno che prende, con la caratteristica che quello che dà continua a dare e quello che prende continua a prendere. Ci sono tre forme fondamentali di comunicazione, che sono la comunicazione informativa, in cui io ti passo delle informazioni, ma tutto si limita al passaggio delle informazioni. Poi abbiamo la comunicazione, diciamo, invece interattiva, che è quella a cui dobbiamo tendere, che è la comunicazione che si manifesta nella seduzione. Quando noi seduciamo, utilizziamo la forma di comunicazione interattiva. Cosa vuol dire interattiva? Vuol dire che, diciamo, c'è un'interazione, c'è uno scambio, e questo scambio si può manifestare a diversi livelli. Io do qualcosa a te, tu dai qualcosa a me. Interattiva significa questa. Naturalmente, nella seduzione lo scambio è a livello di emozione, fondamentalmente. Saltò che cosa? Befana di una carampana. Nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi su tutti i canali YouTube. E vi do appuntamento al prossimo video. E così potrete seguire, potrete fare delle cose interessanti. Vi do appuntamento anche sul canale Massimo Teramasco tra poco, cioè tra poco, tra un'ora e mezza, 18:45, per chi ha fatto l'abbonamento base potrà seguire tutti i miei seminari. Gracchia? Gracchia o non gracchia? Io di questa qua non mi fido. Green Apple, gracchia o non gracchia? Adesso ha tolto delle cose, non dovrebbe gracchiare. Gracchia o non gracchia? Dimmi qualcosa, Green. Oppure Rosy. Allora, vediamo come funziona la manipolazione. Quindi, chi viene manipolato è spesso. Ma stai zitta, stai! Allora, Green, gracchia o non gracchia? Spero di no, che non gracchi, siete voi che siete gracchianti. Un pochino gracchi, aspettiamo un attimo. Così gracchia meno o gracchia di più? Ho fatto una cosa, così è meglio o è peggio? Così green è meglio o peggio? Adesso gracchia meno o gracchia di più? Perché ho fatto una modifica, dimmi se gracchia di meno, adesso gracchia di più. Meglio? Ok, perfetto. Meglio così? Ah, adesso ok. Bene, allora, quindi quello che dobbiamo tenere presente è che dobbiamo imparare quindi a capire cosa significa essere manipolati. Chi viene manipolato spesso è una persona fragile, spesso è una persona bisognosa fondamentalmente. Quindi il narcisista riesce in qualche modo a utilizzare le tue paure per
diciamo, farti fare quello che vuole lui o quello che vuole lei. Questa è una sua caratteristica del narcisista. Ma il potere glielo diamo noi. Ora, perché gli diamo il potere? Perché siamo vittime. Siamo vittime di un rapporto che noi definiamo simbiotico. Perché ci sono. Il narcisista ti porta addirittura al plagio qualche volta, ma se ti fai plagiare sono cazzi tuoi. Cioè, questo purtroppo è un dato di fatto. Non ci sono quattro tipi di rapporti, cioè di gradazione. Ce n'è uno che è funzionale e gli altri che sono disfunzionali. Cioè, il primo tipo di rapporto è la simpatia, beh, io ti sono simpatico, eccetera, eccetera, va bene così. Poi c'è il rapporto empatico, dove c'è una connessione più forte. Abbiamo il rapporto, invece, quello che dovrebbe funzionare, che è l'affinità elettiva, cioè l'affinità elettiva è il rapporto dove c'è la comunicazione, diciamo, di natura interattiva. Poi abbiamo il rapporto simbiotico. Nel rapporto simbiotico c'è una codipendenza reciproca, cioè le persone sono i chip e chop, no? Il rapporto simbiotico non è detto che sia con i narcisisti, ma sono persone che stanno sempre assieme, fanno tutto assieme, sono relazioni destinate a, diciamo, a diventare, a trasformarsi molto rapidamente in un sodalizio d'amore, cioè sono relazioni che andranno avanti nel tempo, ma diventeranno nel giro di un anno, 2 anni, 3 anni un sodalizio d'amore. E poi c'è il plagio in cui una persona manipola un'altra che si fa manipolare fondamentalmente, perché la vittima, tra virgolette, del narcisista vuole stare vittima, ma tutto lo giustifica in nome dell'amore. La cazzata è quella, no? Che lo giustifica dando nome all'amore. Ma in realtà non si tratta di amore, no? Perché la vittima del narcisista dice: ma non vedi che sei una cretina, non vedi che sei una deficiente, non vedi che quello ti manipola, non vedi che quello ti prende per il culo, non vedi che questo qua, non vedi che questo là, ma tu cosa dici? In nome dell'amore giustifichi tutto. Ma io lo amo, ma io lo amo, ma io lo amo, e col ma io lo amo tu tende a giustificare tutto. E purtroppo, diciamo, bisogna distinguere una situazione che in qualche modo non ci può gratificare, no? Da una situazione che ci gratifica. È ovvio che, cioè, certo, la persona ti può anche affascinare, ma se tu hai a che fare con Dracula, è certo che Dracula ti può affascinare perché è una persona affascinante. Ma è pure Dracula, poi dopo ti morde nel collo e ti succhia il sangue fondamentalmente. Ecco, in nome dell'amore, in nome dell'amore, ma il vero problema è che voi confondete l'amore con qualcos'altro, confondete i vostri bisogni con gli attaccamenti. Però purtroppo alle volte siamo connessi a delle persone anche che non esistono più, ad esempio, no? E non so, la nostra Rosa, ad esempio, cioè non si può rimanere connessi. Cioè, anche lì è una codipendenza da un ideale, no? Da un'idea. Certo, perché una persona quando non è più presente su questa terra viene idealizzata, no? Diventa un avatar. Però noi non possiamo stare lì a pensare, diciamo, a sperare che, come dire, tanto risuscitare le persone non risuscitano. Questo è un caso in cui le persone restano, fanno una vedovanza, ad interim, diciamo, salutiamo. Sissi, la vecchia. Quindi è molto importante invece rendersi conto di questo. È molto importante rendersi conto anche di quando una persona ci manipola, no? Ci manipola. Cosa vuol dire ci manipola? Vuol dire che se una persona ci manipola, noi dobbiamo mandarla a fanculo. Ancora peggio di quelli che si innamorano online, no? Questi sono proprio coglioni, cioè quelli che si innamorano di qualcuno che non hanno mai visto. È la coglionaggine alla quintessenza. Bisogna essere coglioni, diciamo, al mille per mille, no? Come ti fai a innamorare di uno che non hai mai visto? Come fai a innamorarti di uno che non hai mai, diciamo, non ci hai mai parlato, cioè non ci hai mai parlato, non hai mai frequentato, l'hai solo visto. Neanche visto, l'hai solo sentito, e lì è proprio la disperazione assoluta, il voler, diciamo, il voler farsi male fondamentalmente, no?
agiscono meccanismi di autosabotaggio, agiscono meccanismi di autosqualifica. Ovviamente, questo dobbiamo tenerlo presente e noi abbiamo la possibilità di liberarci da questa cosa. Se vogliamo farlo, abbiamo la possibilità. Perché Dracula, diciamo, il vampiro, certo, ti può fare vivere un incantesimo, no? Ti può far vivere un incantesimo, ti può far vivere una suggestione, ti può far vivere una trance, ti può far vivere una distorsione percettiva, ti può far vivere tante cose, ma noi non dobbiamo cedere, non dobbiamo, diciamo, non dobbiamo rimanere bloccati dalle persone. Il vampiro non ha i superpoteri ed è possibile, diciamo, rifiutarsi, specialmente se manteniamo un aspetto critico fondamentalmente. Faceva in programma? Che vuol dire faceva in programma? Quale programma? Questa che vaneggia, faceva in programma come te, cosa vuol dire in programma? Io non so, poi le persone non sanno neanche scrivere in italiano. Salutiamo Mara. Ricorda a tutti di iscrivervi al canale e attivare la campanella così riceverete la notifica di nuovi video. Faceva un programma dove? Alla televisione, su YouTube? Dove lo faceva questo programma? Allora, comunque, innamorarsi di una persona che non si è mai visto non è la cosa giusta, fondamentalmente. Ah, sulla radio? Ah, Radio Arcione, Radio Arcione. Che cazzo di radio è? La radio del catramista, la radio del catramista. Comunque, quindi manco in visione, in voce. Vabbè, la radio del catramista. Vabbè, comunque, tenete presente che il narcisista non ha i superpoteri e noi non siamo costretti a innamorarci delle persone, non siamo costretti a innamorarci delle persone. Dobbiamo sganciarci, dobbiamo imparare a sganciarci. Ovviamente, diciamo, c'è un rapporto, no, tra l'innamoramento è il nostro bisogno. Più siamo bisognosi, più ci innamoriamo del nulla. Ci sono quelle che addirittura si innamorano di qualcuno che non hanno mai visto, no? Che con cui hanno parlato su una chat, altre che si innamorano di chi sanno benissimo che non è la persona giusta per loro. Perché? È come dire, purtroppo, quando il meccanismo di difesa è alto, vuol dire che è anche alto il turbamento, e quindi praticamente se tu non riesci a imparare, diciamo, ad autosomministrarti delle emozioni, se non riesci a imparare a somministrarti, diciamo, le giuste emozioni, succederà che questa persona comunque alla fine con te non si coinvolgerà, no? Ma sarai tu a coinvolgerti. Quindi quello che devi imparare a fare è tenere conto che il narcisista è comunque un lupo. Le emozioni sono sempre condizionate dai nostri bisogni. Le emozioni non sono neutrali. Le emozioni si manifestano e ti coinvolgono. La parte emotiva, se non viene soddisfatta, chi si innamora del narcisista è perché ha una parte emotiva che sovrappiglia la parte logico-razionale, no? Quindi agiscono degli schemi compulsivi, perché noi abbiamo due parti e quando sono in equilibrio, diciamo, queste due parti, noi riusciamo a fare le cose. Quando non sono in equilibrio, quando le emozioni sovrastano la parte logica, praticamente, quando le emozioni sovrastano la parte logica, noi non abbiamo più possibilità. Agiamo in modo compulsivo, fondamentalmente. Agiamo totalmente in modo compulsivo e le emozioni iniziano a soverchiare la parte logica quando questa, diciamo, e quindi non hai più potere decisionale, no? Agisci, salutiamo Antonio Mister X, agisci in modo compulsivo perché il tuo discernimento non ce l'ha la parte emotiva, il discernimento è allocato nella parte logica, quindi è molto importante ricreare un equilibrio, no? È come il carro della vittoria, no? Il carro della vittoria con una carta dei tarocchi funziona, ti dà, diciamo, ti porta alla vittoria se tu sei in equilibrio con te stesso. È ovvio che tutte le persone che si innamorano follemente del narcisista,
sapendo che si tratta di un narcisista, diciamo, non hanno parte logica, non hanno una parte logica attiva fondamentalmente, cioè ce l'hanno, ma è soverchiata dalle emozioni. E le emozioni, diciamo, ti affamate, ti condizionano fortemente la vita, e quindi hai bisogno del rapinatore, hai bisogno proprio tra le tante persone per cercare, è come un'ape, no? Immaginate che, come dire, quando noi abbiamo la parte emotiva soverchiante, la nostra parte emotiva è un'ape che si muove, va su un campo di fiori, ci sono tanti fiori belli, ci sono tanti fiori che fanno bene, no, quell'ape lì, perché proprio va sul fiore avvelenato, su quel fiore che le farà vivere di nuovo un'estrema sofferenza, su quel fiore che però le darà, la sconquasserà fondamentalmente, un qualcosa che amplificherà i suoi bisogni. Praticamente ti innamorerai proprio del fiore sbagliato, fondamentalmente. Ovviamente noi dobbiamo invece, e quindi ti innamorerai, ma non è amore, è semplicemente bisogno. Quel fiore lì rappresenta specularmente quelli che sono i tuoi bisogni, rappresenta specularmente quelle che sono le tue esigenze. E tu inizierai a dare potere al narcisista. Cosa vuol dire dare potere al narcisista? Beh, semplicemente vuol dire che soffrirai quando questa persona non c'è, sarai contenta quando c'è, ma però quando c'è, poi inizierà a trattarti male, a farti soffrire, e allora tu inizierai ad accettare di essere trattata male, ad accettare di soffrire, ad accettare di viverti una situazione negativa. Quindi bisogna tenere presente che l'amore è qualcosa che dobbiamo. Esatto, va a posarsi su una pianta carnivora, brava, brava, brava Green, va proprio a posarsi su una pianta carnivora, e che la divorerà, le succhierà il sangue nella tela del ragno. Questo è interessante perché il ragno avvolge l'ape e poi le succhia la linfa vitale. Scusate un attimo, che cavolo è? Chi è? Ah, sul mio balcone? Eccomi qua, scusate, ma è caduto un tappeto e mi tocca anche prendere il tappeto. Il bello della diretta qui, ma che postino, è il tappeto di quella del coso di sotto che poi neanche mi è caduto sul mio balcone. È caduto un tappeto e è caduto un cazzo. Vabbè, comunque, andiamo avanti. A parte che poi come cazzo fa a cadere, cioè non è che c'è il vento, vabbè. Allora, comunque, andiamo avanti. Quindi, tornando al discorso di prima. Ma che postina, il tappeto, Befana, Citrulla. Quindi, tornando al discorso di prima, noi dobbiamo tenere presente che quello non è amore. C'è poco da fare. Quello lì che vive col narcisista non è amore. Gli antichi greci, ad esempio, avevano diverse parole, diciamo, per il concetto di amore. Sì, va bene, aveva solo 84 anni, un po' più giovane di voi, quindi è possibile. Si parla ancora oggi, no? Abbiamo degli amori diversi, no? Gli antichi greci definivano diversi tipi d'amore. L'innamoramento non è amore, l'innamoramento dove predominano gli istinti, si sceglie il partner in base ai nostri bisogni. L'amore invece è qualcosa di diverso. L'amore è un sentimento stabile che non ha nulla a che fare, ad esempio,
col concepimento di un figlio, perché tutte voi, diciamo, che tutte voi che siete, come possiamo dire, che avete avuto figli, quelli che avevano avuto figli, poi non siete innamorate, no? Quindi dobbiamo tenere presente che ci sono tutta una serie di elementi, anche cognitivi, diciamo, che ci permettono di entrare in intimità, e quindi l'amore prevede anche una parte cognitiva, non è soltanto una parte emotiva. L'amore si manifesta quando tu hai la capacità di gestire le emozioni, quando tu hai la capacità di rivedere i sentimenti, quando tu hai la capacità di, diciamo, di tenere presente cosa sono le emozioni, che cosa sono le emozioni e che cos'è invece il condizionamento. Il narcisista dove si insinua? Il manipolatore dove si insinua? Si insinua proprio nella confusione tra le due funzioni, tra la funzione cognitiva e la funzione logica. Cioè, il narcisista si insinua quando esiste una distonia tra la logica e le emozioni, quando la logica vuole qualcosa e le emozioni vogliono qualcos'altro, quando c'è confusione, quando non c'è sintonia, lì si infila dentro il narcisista. E quando si infila dentro il narcisista, praticamente ti toglie ogni possibilità, perché e tu diventi vittima, tra virgolette, dei tuoi stessi sentimenti, diventi vittima dei suoi stessi bisogni. Ovviamente dobbiamo tenere presente che però questo potere glielo dai tu, quindi non devi pensare, non devi dire che è uno stronzo, perché più dici che è uno stronzo, più gli dai potere fondamentalmente. Tu devi tenere presente questo, se tu ti stai coinvolgendo su una situazione che non ti dà benessere, se tu ti stai coinvolgendo su una situazione che ti dà malessere, è perché, diciamo, non hai la tua parte emotiva e non hai la parte emotiva, la parte logica, che non sono allineate. E invece devi imparare ad allinearle. E questo è il punto fondamentale. Perché altrimenti ti innamorerai proprio di queste tipologie di persone e darai potere. Cosa vuol dire che darai potere? Darai potenziale di seduzione. Cioè sarai disposta a fare per il narcisista quello che non fai per gli altri. Pensa a te, cioè la persona peggiore, tu farai per questa persona tutto quello che non vorresti fare, ma lo fai comunque. E quindi il narcisista, diciamo, ovviamente è un abile manipolatore, sicuramente è una persona strategica, sicuramente rimane freddo, sicuramente cercherà di distruggere la tua autostima, cercherà di distruggere la tua facoltà critica, cercherà di distruggere tutto, però lui cerca, ma sei tu che gli dai la chiave per entrare a casa tua, perché se tu non gli dessi la chiave per entrare a casa tua, il narcisista non entrerà a casa tua, non ha possibilità di forzare la porta, tu la porta di casa gliela apri. Il problema è che tu gli apri la porta di casa, e questo è il vero problema, no? Quindi il narcisista si inventerà tutte le tecniche abili, però poi devi tenere presente che il narcisista è un alienato fondamentalmente, non è una persona felice, è una persona che non sa adattarsi alla realtà, è una persona che vive in un mondo illusorio, è una persona che poi ti mente in modo costante, no? La frequenza della menzogna è un qualcosa di totale. Tu puoi renderti conto, se hai imparato un minimo di comunicazione non verbale, ti puoi rendere conto, se salutiamo anche Antonio, che ha a che fare con questa tipologia di persone che hanno un'affettività solo superficiale. L'affettività del narcisista è soltanto brava, sì, l'affettività del narcisista è soltanto superficiale. Quindi può dimostrare freddezza emotiva, può dimostrare, diciamo, anche un'empatia, ma è soltanto un'empatia, come dire, veramente a un livello superficiale. Quindi tu devi renderti conto, no, di queste caratteristiche, e quindi devi cercare di evitare che questa persona ti interrompa gli schemi, ad esempio, no? Perché se una persona ti interrompe gli schemi, ti dà emozioni, devi evitare che questa persona ti possa, diciamo, possa sapere delle cose su di te, perché se sa delle cose su di te,
poi le utilizzerà, no? Quindi prima di aprirci con una persona, cerchiamo di capire un po' che abbiamo davanti, cerchiamo di capire se questa persona merita le nostre attenzioni o non le merita, perché spesso sono persone che non meritano neanche le nostre attenzioni, siamo noi che gli diamo delle cose, no? Le relazioni narcisistiche tendono ad essere comunque, tra l'altro, relazioni molto impegnative, no? Perché poi il narcisista fa proprio come il ragno che una volta che ti ha avvolto nella sua tela ti succhia la linfa vitale e quindi ti succhia proprio la linfa vitale, ti succhia proprio le tue energie. E anche se sembra impossibile, molte persone sono attratte da questa cosa. Molte persone sono attratte dalle relazioni narcisistiche. Sembra strano, ma uno dice: no, ma non è possibile, perché una persona dovrebbe essere attratta da una relazione narcisistica? È perché è un coglione, in senso buono, no? Perché è bisognoso. I narcisisti sicuramente possono essere anche molto affascinanti, no? Possono anche farti venderti l'oro di Nizza, no? Spesso quegli istrionici tendono ad avere una grande personalità, si presentano come individui affascinanti, però tu puoi cogliere quelli che sono il tallone d'Achille, quello che è il loro punto debole. Il narcisista è strettamente bisognoso, è strettamente timoroso del giudizio negativo degli altri, fa di tutto, vivendo in un mondo effimero. E oggi questa società, diciamo soprattutto nei social, no? Tutti vivono del giudizio degli altri, ma ce ne rendiamo conto, è un punto fondamentale, perché i social proprio attivano, non in tutte le persone, in alcuni attiveranno la vanità, in altri attiveranno la cosa, no? Perché per questo, tenete presente che i social, ad esempio, ti fanno nulla contro, anzi, i social sono una benedizione da un certo punto di vista, però possono attrarre, diciamo, questa tipologia di persone. Dobbiamo tenere, anche se sembra impossibile, però ci sono molte persone che sono attratte proprio da questa tipologia, no? Ovviamente, cosa succede? Succede che praticamente per nutrire il loro ego narcisistico, il narcisista, entra in interazione con te e ti amplifica quelli che sono i tuoi bisogni, ti amplifica quelli che sono i tuoi turbamenti. Ovviamente, se tu riesci a sgretolare il loro ego, hai subito vinto sul narcisista. Quindi, se tu riesci a lesionare, tra virgolette, il loro ego, il narcisista ha perso completamente ogni capacità di difesa. Quindi, quando è che puoi sgretolare l'ego? Beh, soprattutto nella fase iniziale, quando il narcisista ti farà love bombing o quando il narcisista ti cerca. Nella fase iniziale o nella fase dopo un ritorno, fondamentalmente, no? Perché tanto abbiamo già detto, adesso non le ripeto tutte le varie fasi, però diciamo quando il narcisista torna o quando inizia nel periodo d'oro, no? La fase positiva in cui indossa la maschera per apparire, no? Meglio del solito, no? Il narcisista istrionico può anche farti regali, ma tu non temere che quei regali lì se li farà restituire con gli interessi. Può apparire, ti farà complimenti, ti farà promesse, ma una caratteristica del narcisista sono proprio le promesse vane. Cioè, eppure ci sono persone che ci credono, no? Dicono: ma mi ha detto che prima o poi ci fidanziamo, ma ha detto che prima o poi ci sposiamo, ha detto che vuole venire a vivere con me, ha detto che sono la sua donna, ha detto che sono qua, tu non sei un cazzo. Non sei neanche una svuota palline da tennis, manco quello, perché poi al narcisista gli interessa sommariamente svuotarsi le palline da tennis. Sei solo uno strumento alla mercé del suo bisogno narcisistico. Sei solo uno strumento alla mercé del suo ego, fondamentalmente. E quindi lui indosserà delle maschere semplicemente per accaparrarsi, diciamo, semplicemente per accaparrarsi le tue attenzioni, no? Quindi all'inizio ti farà anche una manipolazione romantica, fondamentalmente, però più una persona è tossica, più una persona è tossica, più una persona cercherà di intortarti, no? E quindi attraverso questo love bombing
E tu inizierai a pensare veramente di aver trovato la persona giusta. E poi non sarà un love bombing mero così, no? Saranno azioni che avranno proprio lo scopo di conquistare la tua fiducia. Tra l'altro, il narcisista, se poi è un narcimoscio e non è un narcirocco, perché il narcirocco agisce un po' diversamente. Il narcirocco agisce, diciamo, puntando sulla sessualità, puntando sul fatto che è prestazionale, mentre invece il narcimoscio ha proprio questa caratteristica che non ci proverà neanche tanto subito, no? Quindi tu penserai, pensa a te, allora mi ama proprio, perché non è che ci prova, non è che ci prova, è una persona come si deve, sì, guarda, mi ha fatto anche un regalo, mi ha regalato anche, che ne so, un qualcosa, la crema antirughe, non lo so, mi ha regalato anche il reggiseno push-up, che cazzo ne so. E quindi allora mi ama, tanto ti fa regali che ti squalifica, no? Ti regala la crema antirughe, vuol dire che pensa che c'hai le rughe, che fai cagare. Ti regala il reggiseno push-up, vuol dire che pensa che c'hai le tette flaccide, molle. Quindi è ovvio che nei regali che ti fa il narcisista c'è sempre la penalizzazione. Tra l'altro, questo suggerisco di farlo, Quando, se volete penalizzare una donna, cari uomini che siete qua, mi è venuto in mente adesso come regalo, regalate o un reggiseno push-up oppure regalate una crema antirughe, oppure regalate la crema sciogli pancia, esatto. Regalate l'alga sciogli pancia, no? Quella che vendeva Lavanna Mar, cos'era? L'alga sciogli pancia. Compra l'alga! Via la pancia! Via la pancia! Compra l'alga sciogli pancia! Via la pancia! Cicciona, che non sei altro! Via la pancia! Quindi, se ti regala la crema, l'alga sciogli pancia, quello che è, oppure, non so, magari ti regala un lassativo, che ne so, qualcosa del genere, no? Oppure ti regala la crema per la borsa sotto gli occhi. Quindi sono regali che però sono anche fortemente penalizzanti, no? E quindi questo è un po' un punto fondamentale, no? Dobbiamo tenere presente che quindi i narcisisti, alla fine, tutte queste cose qua non le fanno perché pensano davvero che tu sia la persona giusta, non le fanno perché pensano davvero che tu sia una persona valida, non le fanno perché pensano davvero che tu sia una persona che merita qualcosa, le fanno semplicemente per accaparrarsi un diritto, no? Un diritto di predazione fondamentalmente. Quindi tieni presente che poi di fatto il narcisista ha molto più bisogno di tu quanto pensi, e il potere di fatto glielo dai tu, no? Tieni presente un'altra cosa: se qualcuno piomba nella tua vita, e il narcisista spesso lo fa all'improvviso, per cambiare tutti i piani, tu mandala a fanculo subito. Cioè, quelli che vogliono irrompere nella tua vita, che sia narcisista o meno, dico, ti vogliono sconquassare, che penetrano nella tua vita come uno tsunami, rompendoti i coglioni, manda a cagare istantaneamente, perché non ti devi assolutamente fidare, no, da questa tipologia di persone. Rallenta, rallenta. Ricorda che quando una situazione è genuina, quando un amore è positivo, cresce lentamente, che muoversi velocemente non è sano, no? Quello che ti conosce da 5 giorni ti dice 5 giorni che ti amo, no? Quell'altro che dice 5 giorni che ti ho perso. E questo è un punto fondamentale, no? Quindi ricorda che l'amore genuino cresce lentamente, che si deve muovere lentamente, e soltanto muovendosi lentamente poi si può, brava Rosy, solo muovendosi lentamente può diventare qualcosa di interessante. Impara a rispettare te stessa. Il narcisista, poi è ovvio che sul terreno della manipolazione avrai difficoltà a sconfiggerlo, perché il narcisista ha un sacco di esperienza con la manipolazione, quindi sa come premere i pulsanti giusti nei momenti giusti, no? Sa una cosa dire. Quindi bisogna tenere presente che sono i tuoi bisogni, no? Che lo fanno, diciamo,
come dire, che gli danno potere. È ovvio che se tu lo vedi come una persona incredibile, la persona eccezionale, come dire, vuol dire che è una visione non corretta della realtà. Quindi devi iniziare a togliere potere, ma per togliere potere devi dare potere a te stessa, devi dare potere alle tue emozioni, devi dare potere alle cose che ti piacciono, devi dare forza, devi evitare di accettare la svalutazione. Non appena sei svalutata, devi mettere subito l'antidoto. L'antidoto è qualcosa, è un antiveleno che va utilizzato nel modo opportuno. Non è che puoi utilizzare l'antiveleno quando ormai il veleno ha fatto effetto, devi usarlo subito. Quindi queste sono un po' le cose importanti. Se riesci a fare questo, vedrai che riuscirai anche a gestire al meglio questa relazione e riuscirai a disinnamorarti, a sganciarti e a vivere finalmente una vita come si deve. Metti un like, iscriviti al canale. Attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E